Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come incrementare al meglio gli FPS sul nuovo The Forest. Lag, sì, lo so, lag, ed è anche ottimizzato molto male per quelli che hanno una 3080 Ti. Da quello che ho capito fai sui 90 fps con la grafica tutto alto. Io ho la 1660 Super, quindi quello che faremo oggi saranno un bel po' di passaggi per sistemare un po' la grafica sul nuovo The Forest. Quindi, ovviamente, prima di cominciare con questo video, ragazzi, vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di lasciare un like. Quindi andiamo un attimo su impostazioni grafiche. Qui dobbiamo aggiungere il nostro The Forest, quindi andiamo un attimo su la sfoglia. Questo è il mio Sons of the Forest, faccio aggiungi. L'app specificata già aggiunta perché ce l'avevo già, quindi aggiungete il vostro The Forest. Trovatelo nella vostra cartella, beh, di Steam. Questo qua, andate su Sons of the Forest, opzioni, prestazioni elevate con la vostra scheda video e fate salva. Una volta fatto, ragazzi, andiamo un attimo su pannello di controllo di Nvidia per quelli che hanno impostazioni di Nvidia. Vado qua sopra. Faccio impostazioni programma. Faccio aggiungi, metto sfoglia e vado a trovare il mio gioco. Quindi eccolo qua e faccio apri. Eccolo qui. Adesso da Nvidia ci consiglierà tutto, quindi disattivato, metto questo di dimensionamento immagine disattivato, faccio ok e faccio tutto quello che mi dice di fare Nvidia. Una volta fatto, faccio applica sul nuovo The Forest. Eccolo qua. Bene, una volta fatto, ragazzi, una volta fatta l'impostazione grafica sul sistema operativo e sia di quello di panel di controllo di Nvidia, mi raccomando, per Nvidia, per AMD, perché io non ho una scheda video AMD, quindi faccio un attimo, chiudo qua. Ok, una volta fatto, andiamo nella sua cartella. Dobbiamo andare sull'applicazione di Sons of the Forest. Proprietà, compatibilità, disabilità, ottimizzazione, schermo intero, e faccio apri, faccio ok e lo avvio. Ok, se notate bene, ragazzi, ci sono dei cambiamenti, soprattutto sulle facce di questi due. Un po' la texture là fuori. 78-80 fps grazie al pannello di controllo di Nvidia che ha fatto miracoli, sincero, miracoli. Ok, vediamo un po' che succede.
È cambiato, sì, è cambiato. Eh già, questa è la grafica, però gli FPS sono aumentati. Comunque, le migliori impostazioni grafiche si trovano soprattutto sul pannello di controllo di Nvidia. Invece, su GeForce qua non ha cambiato nulla. Sincero, non ha dato più FPS una volta abbassato tutto. Niente. Quindi, accontentiamoci con quel pannello. Ed eccolo qua. Beh, più o meno. Un attimo, sopprimo. Messo pure tutto basso qua. Risoluzione dinamica. Grana pellicola. E facciamo, vediamo. Più o meno. Gli alberi senza problemi di blocchi, lag, niente. FPS questi sono, anche se poi sto registrando con OBS Studio, quindi se tengo aperto OBS Studio più la registrazione, qui gli FPS, ah, quello sta crepando. Più gli FPS cioè diminuiscono. Un trucco. Quindi ragazzi, spero tanto di esservi stato d'aiuto in questa guida di come aumentare gli FPS sul nuovo The Forest. E ragazzi, più di questo. Quindi grazie per questa visione ragazzi, e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!